Cosa sto leggendo? È abilitato. Questo vorrebbe dire che il controller funziona. Beh. Proviamo subito. Certo, se le cose stanno così, posso dire che sfiga, perché avrei potuto giocare col pad, se funziona. In realtà avevo visto, magari con l'ultimo aggiornamento, con gli ultimi aggiornamenti, hanno messo questa cosa. Non c'era questo cerchietto. Mi piacerebbe giocare tutta l'avventura col pad, ma per il momento vediamo un po'. Giusto fare una prova, va. Sto muovendo il cursore col joystick. Controller non supportati. Scusa, è supportato oppure no? Il mouse c'è. A me sembra che non funziona. Sto facendo X, ma non fa. Con L2 fa ok. E vabbè, ma funziona in modo effettivo oppure no? Che poi. Ah no, ma non c'è carica partita. Che sfiga. Anche questa cosa potrebbe aggiungerla dal prossimo capitolo. Nel prossimo capitolo, dipende come andrà. Caricare dei salvataggi delle partite. Mentre così, cioè, per il momento puoi solo continuare la partita che stai giocando, che comunque dal punto dove hai interrotto, o fare una nuova partita. Intanto il joystick funziona, però R2 non fa. Nel senso. Ma non mi dire che funziona solo R2 e gli analogici. Ah, salta, ok. X salta. Cerchio interagisce. No, giusto per fare una prova. Con R3, cioè con tastando l'analogico destro, ci accovacciamo. E fa la mano destra. O per switchare da mano a mano. Ah, oltretutto col pad ruotiamo. Wow, molto utile. Insomma, è come se mirassimo e tastando il pad usiamo la mano destra, sinistra. Tastato tutti i tasti praticamente. Questo è il joystick. Mi aspettavo che funzionasse con L2. Sì, con R2 la mano destra. E che tipo con R1 ed L1 si switchasse da mano a mano. Un po' come Fortnite. Intanto con opzioni, ovviamente, mettiamo in pausa. Cucù sbuca il mouse con quel cursore. Ma questo è molto probabilmente perché gli sviluppatori non hanno pensato di svilupparlo pensando anche al joystick. Ok, esce lì, supportato, connesso, ma non ci sono proprio tutti i comandi. Cioè, come ho detto, i comandi che mancano alla fin fine sono anche pochi. Ma poi per correre non si può nemmeno correre. Per esempio, per correre si potrebbe tastare l'analogico sinistro, cioè L3. Ora io ho proposto questi tasti anche in base ai comandi, le cose che funzionano effettivamente. Magari più avanti, boh, potrebbe esserci una patch, un aggiornamento dove rendono il joystick supportato al 100%. Ma per il momento si può giocare il terzo capitolo di Poppy Playtime e probabilmente anche il secondo e il primo, quindi i capitoli precedenti. Col joystick, per esempio della PlayStation? Nì. Anzi no, perché comunque, già che manca una mano da poter usare, che è importante ovviamente per il gameplay, diventa inutile. Detto ciò, ci vediamo coi prossimi walkthrough o con qualsiasi altro video.